Ciao Laura, sono qui in Piazza Duomo perché ieri sono venuta a vederti, quindi scusa la voce ma non riesco a parlare. Per il tuo compleanno abbiamo deciso di fare un video ripercorrendo alcuni tuoi momenti speciali. Ti ricordi quando sei andata da Buenafuente e parlando del flauto traverso hai fatto un po' di doppi sensi? Non hai studiato musica? E dici che no... No, ho studiato canto, ho studiato musica, sì. Ho studiato flauta travertida. La flauta travesera, cioè, che si dice in catalano, come è? Travesera. E in castellano? Flauta travesera. Flauta travesera, che si pone la... En la boca, sì. En la boca, sì. Muy bonita la flauta travesera. Ya, yeah. Normalmente le gusta mucho a las mujeres. ¿Sí? No, digo, sí. Es un sonido... Porque es muy dulce, sí, es una... ¿Has podido aplicar la música de la flauta travesera en tu carrera? Solo una vez durante... ¿Qué? Es una pregunta normal, ¿eh? Sí. Bueno, una vez sola. Sí. Bueno. Durante una... ¿Te ricordi quel programma sudamericano che hai fatto tempo fa, quando eri molto più piccolina? E il presentatore dicesti che era un maiale ed era molto più alto di te e quindi ti guardava benissimo qui e ti diceva anche delle cose un po' strane. Tu dicesti, mi sento molto imbarazzata, molto male, perché il giorno dopo tutte le televisioni dicevano che tu eri incinta. Ho fatto un programma televisivo e il presentatore era molto, diciamo, un po' così, troppo maiale, ecco. Cosa fa un presentatore maiale? Dunque, intanto era più alto di me, quindi vedeva benissimo qua. E quello onestamente non, esatto, è colpa sua. Ma mi diceva delle cose un po' tipo... Ah, quindi erano le cose che diceva. In diretta. Sì, sì. Allora, sì. Io così, non sapevo lo spagnolo, però alcune sì. cose non le conoscevo bene. Ho detto, bella. Me sento però muy imbarazzata, no? No? Sì, sì, no, sì. Muy mal, perché il giorno dopo... Muy mal, scusa. No, Zorro, piacere. Non so, piacere. Cosa, non so più cosa dire. Muy bien, eravamo muy bien. Ma no, muy mal. Muy mal, scusa. Mi sento imbarazzata, muy mal. Sai perché? Perché il giorno dopo, che ero ancora lì a Bogotà, ho acceso la televisione e il telegiornale ha aperto con la notizia, come se fosse la notizia più importante del mondo, che io ero incinta, perché... Ricordi quando nel 2007 a una radio francese, al posto di dire che al tuo primo appuntamento avresti voluto che il tuo lui ti baciasse, dicesti per sbaglio, non conoscendo il verbo baciare in francese, che avresti voluto, insomma, fichi fichi. Baciarmi? M'embrasser. Baisez-moi. Alors. Non si dice così. Non, non, ça se dit pas en français, Laura, ça se dit pas comme ça, parce que chez nous ça a une autre signification. Cosa vuol dire quello che ho detto? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Laura, la figuraccia tua che io mi ricordo in questo preciso momento è stato in un programma spagnolo nel 2008, Billboard, una cosa del genere, e la intervistatrice ti chiede la cosa più importante che tu possedevi. E tu hai detto, non capisco la domanda. Allora l'intervistatrice te lo rispiega e tu, avevo capito, la tua posizione tu preferita. Non ho capito. La pose, lo que tienes que malvaloras. Había comprendido tu posición. Ti ricordi quando a Treviso, mentre facevi la figa col vestito, sei caduta sul palco? Ricordi quando in Francia invece di dire ciao Nizza dicesti ciao Cannes? Avevo fatto il pomeriggio una radio tipo a Cannes e la sera avevo il concerto a Nizza. E sono entrata sul palcoscenico e ho detto buonasera Khan e chiaramente però la gente stavano vicine comunque. Sì. Ma noi ti amiamo lo stesso. Ma noi ti amiamo lo stesso. Auguri. Ma noi ti amiamo anche per questo. Noi ti amiamo lo stesso. Tanti tanti auguri Laura. Ma noi ti amiamo anche per questo. Tanti auguri. Ma noi ti amiamo lo stesso. Tanti auguri. Ma noi ti amiamo lo stesso. Ma noi ti amiamo lo stesso. Tanti auguri, Laura. Ma noi ti amiamo lo stesso. Tanti auguri.